Compie 30 anni e di certo pure lui non è più un fanciullo. È un progetto culturale nato per mettere al centro i più piccoli, ma anche per individuare e per dare forza a un nuovo paradigma di sviluppo cittadino. Si chiama Fano Città delle Bambine e dei Bambini, un'iniziativa ambiziosa che negli anni ha contribuito a portare la Città della Fortuna alla ribalta nazionale. Tra i principali risultati raggiunti vi sono il quartiere a misura di bambino, il consiglio dei bambini, l'iniziativa a scuola da soli, città da giocare e tanto altro ancora. Le 30 candeline che si accinge a spegnere ne fanno un progetto maturo, un punto fermo per il territorio, tutto da festeggiare. Tanti gli eventi all'interno di un programma ancora in divenire che si estenderà fino a maggio del prossimo anno. Si comincia giovedì 29 aprile con la presentazione online di 2 libri di Francesco Tonucci. Il trentennale 30 anni di Città dei Bambini. Stiamo proponendo alla città un programma molto vasto che dura da maggio 2021 a maggio 2022, praticamente diviso in 2 parti, 2 blocchi, uno più istituzionale di incontri con, appunto, con le istituzioni, con i soggetti che hanno partecipato e hanno sostenuto questo percorso, quindi CNR, Tonucci, l'UNICEF, ma anche altri soggetti istituzionali molto alti. E l'altro invece che coinvolge direttamente la città e soprattutto i bambini che hanno lavorato in questi 30 anni con noi. Partiamo giovedì prossimo con Tonucci online, ecco, anche questa è una caratteristica, i primi saranno online, poi pian piano speriamo di poter tornare all'aperto e quindi quest'estate ci saranno una serie di iniziative in collaborazione anche con la Memo, con Passaggi e con altri soggetti rivolti proprio ai bambini, dove i bambini potranno tornare negli spazi pubblici della città. A settembre ci sarà un evento istituzionale molto ampio, vasto, e poi via via vi presenteremo gli altri eventi per finire a maggio 2022 con finalmente di nuovo la città da giocare, che speriamo sia molto partecipata vista tutta questa attesa dei bambini. Le celebrazioni per il trentennale sono anche l'occasione per ripensarsi e per dare nuovo slancio all'intero progetto, a partire da una visione di città che diventi davvero a misura di bambino e quindi sostenibile, ma soprattutto vivibile. È un bel momento non solo per mettere a valore una storia importante, ricca, che comunque fa parte pienamente ormai dell'identità della città di Fano, ma è anche un momento di riflessione per immaginare i prossimi 30 anni di questa città, le coordinate del suo sviluppo urbanistico, sociale, economico, culturale ed educativo, e provare a immaginarlo con gli occhi dei bambini credo che sia una scelta non scontata e al tempo stesso però doverosa. Facendo tesoro dei risultati, dei successi che in questi anni sono stati portati a casa, ma anche delle criticità che nel cambiamento di questa città, anche tumultuoso in alcuni tratti di vita di questi ultimi 30 anni c'è stato, ci deve portare anche a riflettere su cosa aggiornare di questo progetto e di come rilanciarne il ruolo non solo rispetto al mondo delle bambine e dei bambini, ma rispetto all'intera comunità.